Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Però mi permetto di fare una considerazione. Il centrodestra avrà tutti i suoi problemi di litigi per la premiership, però almeno hanno il merito di dire: noi ci presentiamo davanti agli elettori, chi prende un voto in più esprimerà il presidente del Consiglio dentro la nostra classe politica. Voi vi candidate per mandare al governo chi c'è già e non è espressione della vostra classe politica. No, ci candidiamo per proporre agli italiani il miglior presidente del Consiglio che il nostro paese possa avere, e anche questi giorni lo dimostrano. Cioè, qui il problema è, non so se mi sentite. Benissimo. Sì. Il problema è molto semplice. Rixi ci ha spiegato, tra l'altro dopo averci detto che per 15 anni la Lega ha governato, che nel 2018 loro hanno governato con Conte. No, non ha governato per 15 anni, ha governato centro-sinistra. Dal 2010 abbiamo governato 8 mesi. Ma nel 2018 c'eravate voi e Conte, Rixi. Ma devi fare pace con te stesso. Io la faccio, anche allora, perché... Allora, però mi devi lasciare parlare. Rixi, la prego. Le ho dato tanto tempo, è ritornato legittimamente sul rigassificatore. Facciamo parlare Matteo Richetti. Solo sui rigassificatori. Io non do nessuna responsabilità a Rixi, ma Di Maio allo sviluppo economico ha cancellato i due rigassificatori che, se oggi avessimo, non saremmo a discutere del fatto che ci mancano 2 miliardi di metri cubi di gas. Non è colpa di Rixi, ma Di Maio faceva il ministro grazie ai voti della Lega, altrimenti, ce l'ha ricordato lui, quel governo non esisteva. Punto 2. È vero che il centrodestra si presenta unito, con 3 programmi diversi e con 3 intenzioni di leadership diverse, ma unito, si sono messi d'accordo con una media ponderata della percentuale della flat tax e propongono un programma che costa più di 100 miliardi agli italiani. Il centrosinistra invece ha fatto un'operazione più coraggiosa, ha messo insieme Fratoianni che è contro la NATO con la Bonino che è atlantista, e poi ha messo insieme Cottarelli e la Castelli sui conti pubblici. Io vi chiedo scusa se non ce la siamo sentita di aderire a 2 coalizioni così fatte, ma devo fare un pronostico che preferirei non fare. Queste 2 coalizioni portano l'Italia a sbattere, ma garantito al limone, perché si sono messe assieme giustamente per vincere. Noi abbiamo fatto una scelta differente, non abbiamo aderito ad una coalizione che diceva una cosa e il suo contrario, che ha firmato con noi di fare i rigassificatori e con Bonelli che il gas non è un'energia utilizzabile. E ovviamente non ci siamo messi con chi ci sta spiegando che i modelli di sviluppo sono quelli di Orban e Bolsonaro. Questa non è l'Italia e non è quello che merita l'Italia. Questa è la nostra convinzione. Capite bene che immaginare una tregua con i toni inevitabili di una campagna elettorale sia molto complicato. Angelo Maria Perrino, tra poco arrivo da te.